La prima ricetta è quella di uscire da questa condizione di pantano. Le cronache del Consiglio regionale spesso sono penose. Uscire da questa specie di pantano, darsi tutta una scossa, ma non solo la politica, ma anche gli imprenditori, il sindacato, le organizzazioni professionali. Darsi una scossa e mandare, elaborare per la regione che verrà classi dirigenti che avvertano come non sia, come il lascito degli ultimi 14 anni, più o meno, non sia assolutamente un campo di rose. Un uomo arguto e brillante, l'Abruzzo rende l'ultimo omaggio ad Antonio Falconio, che ieri si è spento ad 83 anni nella sua casa di Roma. Presidente della Regione Abruzzo dal 95 al 2000, per anni leader della Democrazia Cristiana, prima nella corrente di Amintore Fanfani, poi nel gruppo di Lorenzo Natali, Falconio aveva iniziato la sua carriera politica con la Democrazia Cristiana, ricoprendo la carica di capogruppo alla provincia dell'Aquila, al comune dell'Aquila e nel Consiglio regionale dell'Abruzzo. Vice sindaco al comune del capoluogo abruzzese, eletto deputato con l'incarico di responsabile alla comunicazione, Falconio nella DC è stato anche responsabile dell'ufficio per i problemi sociali della direzione centrale. Laureato in scienze politiche, Falconio è stato giornalista del GR Rai e direttore responsabile del settimanale La Discussione, fondato da Alcide De Gasperi. Il Falconio inedito è quello dotato di sense of humor e di grande capacità di fascinazione, quello che abbiamo goduto quando nelle riunioni con le regioni europee lui sciorinava il meglio di sé e risultava, chiamiamo così, la presenza più eccezionale all'interno dell'assemblea stessa. Il presidente della Regione d'Europa, il catalano Jordi Pujol, disse di Falconio che era uno degli uomini più illuminati che avesse mai incontrato, come il presidente della Corsica, Bajani, come il presidente della Regione Languedoc-Roussillon, come presidenti di altre regioni d'Europa, Land e Contee, che avevano in Falconio un riferimento fisso. Questo ha dato anche la possibilità per l'Abruzzo di concentrarsi su un progetto poi defilatosi, che era quello di Centronia, con Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Toscana, per definire quello che veramente era la vocazione originaria di questa regione, non adesso come ultima regione del meridione.